Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Care amiche, cari amici ascoltatori e videoascoltatori, eccoci qua. È lunedì, siamo ripartiti, siamo qui per voi, per raccontarvi quello che il mio amico qui in fianco, ciao Armando. Ciao Bruno. Tu pensavi che partissi da solo, eh? Come no, va? Senza di te non potrei fare niente. Bene, tu? Bene, bene, grazie. Hai passato un buon sabato, sì, una buona domenica? Sì, sì, tranquilla. Bene, sei tranquilla. Ti con sei... la famiglia... Ti sei preparato? Sì, sì, sì. L'ave, quanta pazienza. Molta, molta, ne ha molta, molta. Non so, l'ave ha tanta pazienza una volta, adesso è sempre di più. Eh sì, ma quegli anni che passa diventa sempre più difficile a portare pazienza, dopo diventa sempre più difficile. Ove pazienza, ove pazienza, la è così. Mi e Armando, che ne sapevamo. Bene. Siamo sempre occupati, certo, siamo sempre fuori, siamo in casa, che siamo tasi, che sono io pensavo. Sì, sì. Ed è logico che... Certo, Mario, e dopo se questa giornata che passa così velocemente, che non te ne accorgi neanche, dopo arriva il momento che ti sei a casa e magari là cosa fa? Tutte altre cose da fare, allora magari la moglie si arrabbia un pochettino. E allora la si mette in gingheri, la te passa davanti col profumo Chanel, no? Sì, sì, sì. E noi altri siamo dovuti pensare alla Chanel 5. Chanel 5. E noi altri siamo dovuti pensare a Radicchio 6. Però anche il Radicchio 6 ha un profumo, caro Bruno, di terra trevigiana, no, quindi è un profumo vivente, naturale. Eppure il profumo della terra, dopo parliamo anche di quello. Ma oggi cosa mi hanno preparato? Oggi, mie care amiche, abbiamo preparato per voi un antipastino semplice, un antipastino che ovviamente, anche se vieni amici a trovarne, se aveva soppressa in frigorifero, stai presto, soppressa un po' del radicchio e sta presto a farlo. Quindi è la soppressa con il radicchio rosso trevigiano. Vedo sempre di più queste ricette qua, perché siamo sul massimo della bontà del radicchio di Treviso. E quindi io vi do gli ingredienti, che sono 8 per 4 persone, 8 fette di buona soppressa trevigiana, 4 cespi di radicchio rosso di Treviso, un cucchiaio di buon aceto di vino rosso invecchiato e 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Dobbiamo sempre batterci per questo olio, che deve essere un olio buono, perché se è buon e che butte poche giosse, quindi mantenete la vostra dieta, non ingrassate, quindi questo è importante. E Armando, una cosa straordinaria da ricordarvi alle nostre ascoltatrici. Se andate in giro per le nostre colline, favolose, meravigliose colline, trovate delle, come si chiamano, le aziende agricole. Sì, delle piccole aziende agricole che producono l'olio. Sì, sì, vedesti bei olivi in questi fili, qui in questa distensione di collina, che c'ha per l'aria fina, te poi figurate, è il meglio dell'aria. Attenzione. Che non è contagiata. Certo. Quindi anche le olive respirano l'aria. Ce n'è poco perché non riusciamo a fare la produzione, noi nelle nostre colline non riusciamo a fare una produzione tale per accontentare tutti. Però se andate a prendere anche un solo litro una volta ogni tanto, caspita, vi gustate. Che la servico i contagiosi. Ecco, bravo. Che quindi fa un buon maiar su a pasta, su... A soppressa. A soppressa. Anche qua che vuole... Queste soppresse stagionali. Ma vai ecco, mi fai sempre baruffa come moglie, perché la mi dice, guarda che la soppressa la va tagliata grossa. Sì. E mi piace tagliarla non tan grossa. L'utilizzo che fai... E dipende anche la soppressa, se è una soppressa stagionata. Un po' più stagionata. Più stagionata, meno, e quindi se è stagionata che ha un anno, allora qui a volte ha la fina, un po' fina, non come il prosciutto, ma un po' più grossetta. Come lo saccol, diciamo, E se no, sarebbe sempre da tagliarla un po' più spessetta, circa su mezzo centimetro. Ecco, centimetro, specialmente se te grada passarla sulla piastra. Sulla piastra, eccetera, questo spessore qua. E perché in questo,
in questo contesto di questa ricetta che vi sto dando, purtroppo Gesenda falla proprio con questo sistema qua. Quindi, cosa fare? Procediamo, cosa dici Bruno con questa ricetta? Ecco, il procedimento in poesia, come sai fare tu. Il procedimento, miei cari signori, di questa ricetta è pulire il radicchio rosso di Treviso dalle cime e dalla radice con coltellito e pulì per bene. E tagliè nel senso della lunghezza e una volta che avete fatto pulire questi cespi, lo lavate, lo asciugate per bene e condì semplicemente con olio, sale e pepe appena macinato, quanto necessario. Lo cucinè o in forno a 180 gradi oppure lo potete cucinare anche su una padella antiaderente, lo adagiate in questo fondo della padella a un calore giusto della padella e adagiate tutti i cespi di radicchio in questa padella e rosoè ambo le parti lasciandolo un pochettino anche al dente croccante quando che c'è pasto becco e ordine da tutte e due le parti, ecco. E se è pronto, e ora da là cosa fa? La sestar nella padella e nel frattempo dispone, diciamo che se è bronze, dispone tutte queste belle fette di soppressa, condite con l'aseo nei bronze. Se non aveste bronze, fa come che avete fatto con radicchio, quindi prende il radicchio. La padella calda e mette queste fette soppresse passate all'aseo, non occorre condirle, su sta padella, le scotte ambo le parti velocemente perché deve assare un po' di mordente dentro, non essere molto cotte. E dopo le compone su un piatto caldo, tutte queste belle fette di soppressa e a contornare tutte con la radice vicine. E le portate in tora, questo qua è un bellissimo antipasto che puoi dare ai vostri amici che vi vengono a trovare, facile, buonissimo, si presta per questo periodo che è freddo e è un bel magnato di antipasto. E anche economico, sì, perché se te pensa, certo, che una bella soppressetta di quelle buone però, che giusto, sì, adesso se la trova, se fosse di Casala sarebbe meglio. Ma è qualche contadino che delle volte ti fa un regalo, dice, aspetta, che regalo a Bruno qua una bella soppressa, così parla bene delle nostre soppresse a Radio e Conegliani. Ricordeva cosa che disse Armando, Bruno, una soppressetta da Bruno e dopo mi invito e fermo la griglietta. Certo. Armando, anche oggi passa il tempo velocemente e noi vi diamo appuntamento a domani. Bene. Ciao a tutti, buon appetito. Buon appetito, ciao a tutti, ciao Bruno. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.